Molte delle persone che mi seguono già da più di un anno nel mio canale di YouTube, Santen Chan, mi chiedono: ma che ne pensi tu degli ultimi cambiamenti politici? Magari sono persone che sono nate nel 2000 e adesso hanno 15 anni, o magari hanno 20-25 anni e appena sanno qualcosa perché erano piccoli del periodo della politica degli anni 90. Ma benché ci siano stati tanti cambiamenti, io ho la sensazione che tutto un rimpasto, quello che voi state vivendo nell'adolescenza o nell'infanzia o nella gioventù, e lo stesso che io ho vissuto nell'infanzia, gioventù e adolescenza negli anni 70. Tutto ritorna, come diceva Stephen King, a volte ritornano. Purtroppo a ritornare a volte sono questi individui beceri della politica italiana, e che uno non li rivorrebbe indietro. Certo, ritornano con altre facce, altri culi, altri nomi, altri schieramenti politici, che fra l'altro gli schieramenti politici si rimpastano, si riformano, si rifondano, con sempre meno contenuto ideologico. Però è sempre lo stesso. Una rossa gli cambia il nome ed è sempre rossa. Uno stronzo gli cambia nome. C'è sempre lo stesso odore. Ecco, cos'è la politica e i politici italiani. La maggior parte si rimpastano, si riciclano. E poi, anche quando hanno delle idee rivoluzionarie, non riescono ad essere differenti dal sistema, perché si devono rapportare al sistema. E tutto l'apparato burocratico corrotto, marcio. E quindi che cambia? Qualche sigla in più di partito politico, qualche politico nuovo, qualche ideologia nuova. Se tutto il sistema marcio, colluso, putrefatto, come dire, non sono pessimista, sono realista, guardo le cose come stanno. E quindi non so che dire alle persone che mi chiedono in YouTube, Google Plus, Instagram, che penso della politica. Non penso niente. È sempre, per una persona che ha già 46 anni, una riedizione di tutto quello che si è vissuto prima. Poi, quanti di voi potranno vedere Giorgio Bracardi in YouTube dire Fangala, Arassara Fangala? Bene, lui diceva i nomi dei politici Bracardi e diceva Fangala, Arassara Fangala, Fangala qua, Fangala là, Fangala, Cirino, Fangala. Quindi Beppe Grillo con il Vaffa Day non si è inventato nulla di nuovo. L'unica differenza fra Giorgio Bracardi e Beppe Grillo è che Giorgio Bracardi mandava a Fangala, a Rassaran Fangala, come comico, come battuta umoristica. Invece Beppe Grillo, da politico, imita il comico Giorgio Bracardi. Io credo che sia più serio Giorgio Bracardi che non Beppe Grillo, perché poi con tutti questi vaffadei che ha cambiato? Nulla, che ha attirato solo l'attenzione su di sé. Invece Giorgio Bracardi almeno è stato serio, non ha fatto politica, faceva spettacolo. A distanza di anni, chissà che penseranno le persone che hanno votato Beppe Grillo. Sono i classici italiani come Renzi che devono avere l'iPhone per essere fichi e votare Beppe Grillo. Vabbè, ma io non credo che la politica italiana cambi, sia destinata a cambiare. Voi lo credete? Vabbè.
L'unica forma che avrete di cambiare tutto è di fondare un movimento, Sant'Enchan, raccogliendo firme, e poi chiamatemi. Ed io mi presto a essere il segretario generale, il segretario nazionale del movimento Sant'Enchan. Raccogliete firme, fondate il movimento, chiamatemi, io vendo subito. Vorrà dire che continuerà a fare i video all'interno del movimento. E potrete usare come striscioni i banner dei miei canali e dei miei account Sant'Enchan in internet, che sono molto fighi, no? Tutta la mia immagine moltiplicata per un miliardo di volte. Vabbè, allora io ho lasciato questa suggerenza. Ho fatto il video perché molti di voi mi hanno chiesto che penso dell'attuale politica italiana. E io dico questo, che da quando io ero piccolo, che sento le cose che adesso voi ascoltate da giovani, quindi non è cambiato nulla. Però fate così, fondate un movimento Sant'Enchan e io torno come segretario generale. Se no niente, continuerò a fare video in YouTube. Però sono agnostico politicamente parlando, perché nessun partito mi attira l'attenzione e vale la pena. Come dire, non credo più a nessuno. E voi credete a qualcuno? Non lo so. Forse no. Beh, dopo questa risposta che mi sono sentito un dovere dare a chi mi ha fatto delle domande sulla politica attuale italiana, dei tempi della prima repubblica, della seconda, tutto uguale, adesso ci avremo una terza repubblica? Non so. Io adesso mi commiato da voi e niente, forse più in là farò un altro video, però non credo più nella politica. Arrivederci, ciao. Dal vostro Sant'Enchan e dal prossimo video. Fra l'altro, proprio in questi giorni mi è giunta notizia, credo, vedendo che tempo che fa, che si deve ritornare alle votazioni. Non so se sono quelle di medio termine o le politiche. Ecco, se nel 2010, 2013 credo che siano di medio termine, ho votato Movimento 5 Stelle. Adesso non so per chi votare, veramente. Anche il Movimento 5 Stelle mi ha deluso. Non so che votare. Non voglio votare il Polo di Destra, la Nuova Forza Italia, il PD, il PDL, il Centro di Cassini, la Destra Fifini. Non so per chi votare. Io vorrei che chi mi guarda, chi guarda questo video, chi lo guardasse, mi facesse dei commentari, perché io veramente non so più che rotta hanno in Italia e che orientamento i partiti politici. Non lo so più. PD si è alleato con PDL, Beppe Grillo si è arenato con il suo Movimento 5 Stelle nel pantano delle contrattazioni politiche. Non c'è una valida alternativa. Ci accontentiamo dell'imitazione di Beppe Grillo con i suoi Fangala a Giorgio Brancardi, Arassara Fangala, Fangala, Arassara Fangala, ding! E adesso Beppe Grillo lo imita facendo il politico. Poi l'avventura dei forconi che da Sicilia sono andati a nord. Come si è conclusa? Che hanno fatto i forconi? È finito nel nulla. Beppe
Addirittura dicevano che c'erano infiltrazioni illuminate e di logge massoniche, e i complottisti, la CIA. Che fine hanno fatto i Forconi? È un po' come la storia di Italina Day, che la Rai lo ha promesso e non lo manda mai in onda. Allora i Forconi sono la protesta di un giorno e forse no, nulla di più. Forconi, Movimento 5 Stelle, quante cose che sono saltate in aria. Io non so per chi votare. Non vorrei non votare, ma non lo so. La politica mi delude. Voi che mi ascoltate, per chi andrete a votare? Andrete a votare forse? Accetterete le regole del sistema oppure protestate annullando la scheda? Comunque vadi, perdete sempre. O sceglieranno per voi o vi obbligheranno a scegliere. Perché così anche quelli che avrete scelto scenderanno a compromessi col sistema, come hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle. Erano l'unica alternativa valida, e poi sono scesi a compromessi con le vecchie lobby politiche. Quindi o votate voi e poi vi gabbano, o non votate e voteranno per voi. Comunque vadi, vi voteranno comunque. Io non so per chi possa voler votare, ma voglio votare. Non lo so, ci devo pensare. Tanto fra 3 mesi. Bisogna votare, ma non è obbligatorio. Allora io mi domando, se già sono capaci a occupare le poltrone del potere e a perpetrarsi nel potere autolegittimandosi, senza voto, come è successo per Renzi, per Letta, per Monti e per, De, e per chi altri? Beh, per i governi tecnici del passato, che ci evitino di votare. Tanto votiamo noi e fanno un inciuccio. C'è crisi e mettono governi tecnici, si scelgono fra di loro. Perché votare? Per incomodarci. Tanto poi fanno le porcate che vogliono. Ci sono state anche tangenti che hanno preso quelli del Movimento 5 Stelle, i virtuosi del Movimento 5 Stelle, e hanno fatto delle lobby con gli altri politici. Sono tutti uguali. È tutta una matrix, una matrizzana. Sono fortemente scoraggiato da tutto questo. In che paese ci ritroviamo? Che hanno fatto del nostro paese? Che ci stanno facendo a noi? Mi raccomando, mettete dei commenti in questo video a rispetto di quello che succede nel nostro paese, nella politica e di chi andate a votare voi. E poi, se potrete, mettete dei video commentari mettendo il link del video che avrete caricato nel vostro canale di YouTube come commentario a questo video. Basta solo che copiate il link del vostro video e lo mettete come risposta. Aspetto delle risposte da tutte e tutti voi per sapere cosa ne pensate delle prossime elezioni, per chi andrete a votare e che idee avete circa la politica. Se mi rispondete, ve ne sarei grato. Mettete dei video risposta. Magari fate anche delle domande. Promettete dei link di risposta dopo aver caricato il vostro video. Se lo caricate in Common Creative, io lo potrò incorporare in prossimi video miei. Allora vi ringrazio di tutto. Grazie per seguirmi in Instagram, in Facebook, Twitter. Il vostro Sant'Egian vi risaluta di nuovo. Ciao. E non so per chi andare a votare fra 3 mesi, veramente. Non lo so proprio.
finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, lasciala andare, tu non remare e non l'affondare. Ciao, Travaglio. Oh, e se ti serve un collaboratore per il fatto quotidiano, chiama, eh.